questa parte, signori, da questa parte, accostatevi. Accostatevi, più siamo e meglio sembriamo. Accostatevi, signori, io non vendo le solite cianfrusaglie. Accostatevi. Mi dovesse morire tutta la mia famiglia e mia moglie sfragellata sotto il filobusto 143. Sì, e mo mori sfragellata sotto il filobusto 143. Ma perché, scusate, non può succedere? Ah, perché due ce ne stanno e passano ogni ora una volta. Si posso riscassare uno, non passa proprio più. E mori sfragellata in una maniera. Signor, lasciatemi lavorare, abbiate pazienza. Dunque, signori, vi dicevo, io non vendo orologi, non vendo fazzoletti, non vendo cravatte. No, signori! Salute! Grazie, ma perché tengo cadato? Lasciateci faticare, signori. Oh. Vi dicevo, io vendo il prodotto del miracolo. Venisse la pomata per i calli. Ma qua pomata per i calli? No, 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 sapete che cos'è? Siccome tengo una cipolluzza un coppo mignolo alla sinistra, poi tengo una cipolluzza però un po' più grossa un coppo mignolo alla destra, e una patata sotto la pianta. E mo ci vanno pure il ruoglio, così facete una bella insalata. No, no, giovano, Locaida fa una sola cosa per guarirvi. La vita me nuova per terra. E come ti permetti? Voi parlate, fatemi lavorare, abbiate pazienza. Dunque dicevo, il mio articolo, signori, è la scoperta del secolo. Ma si può sapere che scoperta? Ah, e lasciateci lavorare, signor, ma che chiate è presso? Ma si capisce che fa che è presso, mi sta a mancare mezz'ora. È vero, ma dopo mi benedirete, signori. Che dovesse morire tutta la mia famiglia e mia moglie... Sfracellato sotto filobus 143, hai capito? Ho ripetuto il giuramento per farvi comprendere il valore del mio prodotto. Qui siamo in troppo, signori, specialmente in fatto di donne. Chi di voi non tiene una moglie e quando non lavorate la parola più a portata di bocca è disgrazia, va fatica, e noi la dobbiamo sopportare, sì signori. Ebbene, come hanno tirato fuori il DDT per uccidere le zanzare, io ho tirato fuori un prodotto che addolcisce il carattere delle mogli. Sì signore, calma, calma signori, calma. Il mio primo esperimento l'ho fatto su mia moglie, è diventata talmente dolce che si è ammosciata come una sfogliatella sereticcia. Non c'è da ridere, cari signori, c'è da provare a somministrare ogni mattina 10 di queste gocce senza farne accorgere nel caffè delle vostre mogli, e dopo 10 giorni il risultato è questo. Un momento, vieni. Che ne è? Tu sei Pasquale Sattarella? A servire, voi chi siete? Sono il brigadiere della sezione. Ho capito, volete un mio prodotto? No, t'ha già arrestato. E perché? Perché proprio con questo prodotto hai avvelenato tua moglie che sta qui alla GH. Oh. Ci va a morire mia moglie e tutta la mia stavo famiglia. Ma portate a vino, brigadiere, questo è un criminale del guerra. Calma, calma, signori, me ne vado allegramente, me ne vado. Cammino, siete degli ingrati. La prima volta che il genio tira fuori qualche cosa per sollevare le pene dei mariti, e questa è la ricompensa, è vero, no? Cammina. E quando le vostre mogli vattene, vi chiamano disgraziato, fanno benissimo. Andate a morire subito. Andiamoci, brigadiere, sono con voi. Andiamo, va. Brigadiere, siete sposato? Sì, signore. E portate il prodotto a vostra moglie. La vuoi far morire? E pigliate a villa voi. Ma tu fosse pazzo. Allora compratela per vostra suocera. A quella sì. Oi, ho trovato l'acquirente. Ma non è capace, ho detto che pure ce l'ha venuta a fare.